mio. Non c'è male, siamo tutti bambini qua alla preghiera, tutti anziani più o meno, e ringraziamo il Signore perché ci ha dato la santa perseveranza. Però non crediate che siamo tanto adulti, perché ci sforziamo di seguire la via del Vangelo e diventare sempre più piccoli, perché se non diventiamo piccoli, da adulti che siamo, non entreremo mai nel regno di Dio. È la regola posta da Gesù. Bisogna diventare piccoli. Perché? Perché di questi è il regno dei cieli. Cioè è il regno dei cieli dei piccoli, di coloro che per il Vangelo diventano piccoli, rinunciando alla propria autonomia, mettendosi sotto il regime dello Spirito, regime di Dio, Dio nostro Padre e noi i bambini di Dio, è Lui che ci governa, noi ubbidiamo a Lui con grande gioia, sentendoci figli piccoli nella casa del Padre, giocando con Lui nella preghiera, giocando con Lui nella vita per farlo contento. Signore, ti chiediamo lo spirito dell'infanzia questa sera, perché Tu ci vuoi tutti piccoli. Non bisogna arrampicarsi come fanno gli uomini e fare grandi bravate per andare avanti, opprimendo gli altri, scavalcando gli altri, rincorrendo gli altri. Basta correre all'ingiù, essere gli ultimi, servire per essere grandi davanti a Te. E il primo che arriva è colui che si fa ultimo, colui che si fa schiavo di tutti, colui che nella gioia e nella pace serve tutti. Allora questo è il più grande nel regno di Dio, il primo cittadino del regno. Tu hai dato una nuova via, e quella dell'obbedienza e dell'umiltà, quando ci diceste, come canta l'antica liturgia, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non fece valere questa prerogativa, ma umiliò se stesso, spogliandosi di se stesso, della sua dignità, e facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Ed è per questo che Dio l'ha esaltato al di sopra di ogni altro nome. Signore, è questo che Tu ci dici questa sera, di essere piccoli, umili, poveri, davanti a Te, di avere in noi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, imparato da me che sono mite ed umile di cuore, di essere come i bambini, senza pretese, contenti di servire, di giocare, di parlare, di sedere alla mensa del Padre. Lode e gloria a Te, Signore. Se non diventerete come bambini, con uno di questi bambini, non sarete mai nel regno dei cieli. Signore, Tu ci ripeti che non potremo entrare nel regno dei cieli se non diventiamo bambini. Noi crediamo alla Tua parola. Facci comprendere che cosa significhi rimanere bambini, o meglio correre, lavorare, sforzarsi di essere bambini. Perché Tu hai detto, se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Signore, Tu ci fai intendere che per diventare bambini bisogna convertirci. Convertici, oh Signore, e avviaci per la via dell'infanzia, perché noi possiamo essere degni
di entrare nel tuo regno. Lode e gloria a te, Signore. Il bambino cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Signore Gesù, tu crescevi. Chi non cresce rimane rachitico. Signore, noi vogliamo crescere. Vogliamo essere bambini che crescono. Crescono in età, c'è nella maturità interiore. Crescere nella sapienza, Signore, e crescere nella grazia. Ti chiediamo, Signore, di maturare giorno dopo giorno, di maturare nella vita cristiana, nell'osservanza fedele dei tuoi comandamenti. Bravo, Signore, che abbiamo le facoltà adusate a discernimento per conoscere il bene e il male, conoscere cioè quello che a te è gradito. Ti chiediamo, Signore, di crescere nella sapienza, nella intelligenza di amore, perché la sapienza è il vertice della perfezione, è l'intelligenza dell'amore. Ti chiediamo, Signore, di crescere nella grazia tua. Ti chiediamo, Signore, che la tua grazia cresca in noi, che diventiamo uomini di fede, di speranza e di carità, che diventiamo uomini adatti ad amministrare le tue cose, a servire nel regno tuo, perché ognuno di noi, secondo la grazia ricevuta, eserciti bene il suo ministero. Signore, non possiamo noi rimanere rachitici, il cuore deve restare bambino, cioè dipendente da te, semplice, puro, però le facoltà debbono crescere, perché noi ti possiamo servire diventando sempre più maturi in quella maturità cristiana che deve contrassegnare ogni fedele che si affida a te ed è condotto dallo Spirito. Ti chiediamo di essere uomini sagge, persone che conoscono Dio, conoscono i disegni di Dio e li mettono in pratica. Ti chiediamo, Signore, di esercitare bene i tuoi ministeri, di esercitare bene la tua grazia che tu dai a ciascuno di noi. O Signore, il grande pericolo che noi corriamo è quello di rimanere rachitici. Crescere così nell'età adulta e rimanere rachitici nella fede, nella speranza, nella carità, nella sapienza, in tutti quei ministeri che tu ci hai affidato. Dacci, Signore, la crescita spirituale e noi, affidati al tuo Spirito, rimaniamo bambini, ma siamo sempre più maturi. Lode e gloria a te, Signore. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino,
lo posi in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli, e chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio accoglie me». Signore, chi accoglie un bambino accoglie te, eterno bambino, nella purezza, nella santità della vita. Signore, ti chiediamo di accoglierci gli uni gli altri per accogliere te, ma di accogliere tutti i bambini nella fede, perché anche gli adulti possono essere bambini. Oh Signore, che noi diventiamo accoglienti verso tutti, facciamo festi a tutti, riconoscendo in tutti la tua presenza. Lode e gloria a te, Signore. Confermo. Confermo. L'unica via di crescere è la via dell'amore. Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Signore, prosegue nel testo indicato. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appeso al collo una macina girata d'asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che avvengano gli scandali, ma guai all'uomo per colpo del quale avviene lo scandalo. O Signore, è una parola dura quella che tu ci dai dopo le parole belle che ci hai detto per i bambini. Guai a scandalizzare un bambino, sia un bambino piccolo, sia un bambino debole, adulto, che viene a noi e vuole trovare in noi uomini accoglienti, uomini santi, uomini che ispirano grazie di Dio e non trovano in noi ciò che desideravano vedere. Guai a noi, oh Signore, se con parole, gesti, scandalizziamo i bambini innocenti. Buttarsi a mare per non morire più a galla. Signore, quale parola dura tu vuoi darci questa sera? Perché tu non sopporti lo scandalo dei piccoli. Tu per noi sei morto, e noi con tanta improntitudine, con gesti, con parole, con opere, scandalizziamo coloro che tu ci metti attorno. Signore, togli gli scandali. È vero che non possiamo evitare gli scandali. È impossibile, dicevi tu, che non succedano scandali, ma guai, guai a chi scandalizza. Signore, nelle nostre case c'è scandalo, nelle nostre piazze c'è scandalo, nella televisione c'è scandalo, nei giornali c'è scandalo, dovunque c'è scandalo, tante volte anche in chiesa c'è scandalo. Signore, queste tue parole sono tremende per noi e noi le accettiamo con un cuore di bambini, cioè noi crediamo come i bambini alla tua parola. Lode e gloria a te, Signore. Chi capisce queste cose e le insegna agli uomini sarà grande nel regno dei cieli. Chi invece disprezza queste cose e non le insegna agli uomini sarà il più piccolo nel regno di Dio.
E continua così: venite dietro a me e io vi farò pescatori di uomini. Ringraziamo il Signore questa sera, però vorrei dare qualche chiarimento. Innanzitutto ringrazio il Signore questa sera perché ho qui accanto a me tanti cari fratelli e sorelle nella prima ora. Ringrazio Albina, che ho qui accanto, è della prima ora. Ringrazio Pia, che è della primissima ora. E ringrazio Teresa, questa bambina, graziata da Dio, tanti anni fa, 18 anni fa, più. Ho motivo di ringraziare il Signore per questi miei fratelli, insieme con me Calogero. Ringrazio questi nostri fratelli che vengono anche da lontano, che tornano anche dopo tanto tempo a gustare la preghiera del Signore. Però dovrei fare qualche avvertimento, ed è questo: la preghiera non è parlare soltanto, ma è ascoltare. Anzi, in questo colloquio della nostra comunità con Dio, è più importante ascoltare che parlare. Ora noi cadiamo sempre in quel vizio antico di parlare sempre e di ascoltare poco. Io ripeto sempre le stesse cose, però è bene ricordarle le stesse cose, una volta che noi cadiamo sempre negli stessi errori. C'è poco spazio tra un intervento e l'altro. Ci rincorriamo nel pregare a chi arriva il primo a inserirsi, e diamo poco spazio alla parola di Dio, non consentiamo alla parola di Dio di scendere dentro di noi, di accestire in noi. Mangiamo troppo e digeriamo poco. Sarebbe bene che tra un intervento e l'altro ci fosse un po' più di spazio. Questo raccomando dopo il canto in lingue o dopo una profezia. C'è il silenzio profetico. Dopo il canto in lingue bisogna stare un poco muti, e il silenzio che si impone in quel momento. Dopo una profezia, o in volgare o in così lingue, bisogna attendere la interpretazione, e una volta che avviene l'interpretazione bisogna sostare un momento perché quella parola accestisca in noi. Altrimenti, se parliamo sempre noi e non parla mai Dio, nel senso che queste parole non accestiscono in noi, ma prima che accestiscono se ne vanno, e allora a che scopo parla il Signore? È per questo che noi non cresciamo. Si cresce con la parola di Dio che alimenta la nostra vita. Perché non cresciamo?
Forse manca la parola. La parola c'è, il nutrimento c'è, però impediamo a questo nutrimento che sia digerito in noi. Quando le tue parole mi vengono d'incontro, le divorai con avidità. Ecco, la parola deve essere divorata, deve essere digerita, per poi di nuovo essere proclamata, o con la vita, o con altre parole. Per cui è bene ricordare questi silenzi, perché il silenzio in questo caso è d'obbligo. E chiudo, mi ricordo che nei primi tempi, sia antico questo, che nei primi tempi veniva qui il gruppo delle suore canadesi. Adesso se ne sono andate, è una via Bonanno. Erano quattro suore, erano del gruppo carismatico canadese. Restarono tre o quattro volte qui, poi se ne andarono, non vollero più frequentare. E io domandai loro, facendo una visita, perché non siete più venuti? Non ci troviamo col vostro modo di pregare. E voi come pregate? E noi lasciamo spazio tra una preghiera e l'altra. Quanto spazio? Tante volte 5 minuti. Qualche volta 10 minuti. Voi invece avete premura di accavallare parola su parola. Noi non siamo abituati così. Per cui ci sentiamo a disagio. E preferiamo la preghiera carismatica tra di noi. Io non dico 5 minuti, 10 minuti, ma almeno un secondo, perché tante volte neanche un secondo c'è. E che significa che noi non abbiamo ascoltato il fratello, non abbiamo agganciato la nostra preghiera alla preghiera del fratello, ma abbiamo maturato dentro di noi, mentre il fratello parlava, una preghiera per conto nostro, e non vedevamo il momento, appena accennava a venire, subito a intervenire, prima che intervenisse un'altra, per collocare la nostra preghiera. Questa non è preghiera carismatica. La preghiera carismatica ha due orecchie, una Dio e l'altra il fratello, ed è concatenata, perché il Signore non parla al bambera, fa un discorso al suo popolo. Per cui io prego, non è la prima volta che lo dico, l'ho detto tante, tante volte, prego di dare più spazio al silenzio, non avere paura del silenzio. Perché abbiamo paura del silenzio? Perché non riempiamo il silenzio della parola di Dio. Non siamo abituati a gustare la parola di Dio, ad addolcire il nostro palato, il nostro cuore della parola del Signore. Per cui esorto caldamente a questo silenzio, a questi spazi per dare alla preghiera un ritmo migliore. Alleluia.